Siamo partiti dall'idea che, come illusionisti, il teatro ci stava un po' stretto e abbiamo pensato di abbatterne le pareti e far irrompere la magia nel mondo quotidiano. E ci siamo accorti che per farlo non c'è bisogno di uno strano cappello o di conigli che escano dai cilindri, ma bastano dei trucchi molto semplici per portare scompiglio, meraviglia, stupore nella vita delle persone a cui vogliamo bene. A tutti capita prima o poi di vivere esperienze magiche, coincidenze improbabili, incontri straordinari e sconvolgenti, addirittura avvistamenti di UFO e apparizioni di fantasmi. In molti di questi avvenimenti il paranormale non c'entra. Tali eventi potrebbero essere stati creati ad arte da una squadra di Magic Experience Designers. Mariano Tomatis e Ferdinando Buscema rivelano per la prima volta i segreti e le tecniche con cui da anni creano professionalmente esperienze magiche per un pubblico alla ricerca di stimoli insoliti e sorprendenti. L'arte di stupire, edito da Sperling e Kupfer, è il primo libro che spiega come portare magia nella vita di tutti i giorni. L'idea è quella di conoscere la propria vittima, chiamiamola così, quando in realtà poi è l'oggetto della nostra attenzione, e studiare per lei un'esperienza che la stupisca violando le sue aspettative. L'esempio più classico che tutti avremmo fatto una volta nella vita è quella di organizzare una festa a sorpresa. Quando si conosce bene una persona si sa che la festa potrebbe avere uno sfondo di un tipo piuttosto che l'altro, usare certa musica piuttosto che un altro, decorare con un colore piuttosto che un altro. Quindi conoscere la vittima è il primo segreto per costruire e proporre esperienze magiche. Entriamo subito nel vivo delle storie che raccontate in questo libro. Ad esempio, una particolarmente romantica è quella che accade a un tassista a New York, che pensa appunto di aver fatto incontrare due persone che in qualche modo si erano persi il luogo dell'appuntamento. Sì, la storia con cui apriamo ed è stata organizzata da un gruppo americano, gli Improv Everywhere, che organizzano sistematicamente esperienze magiche. In questo caso hanno coinvolto un tassista in questa esperienza, lasciandolo poi senza spiegargli che era in realtà una carrambata, una candid camera. Lui è convinto di aver riunito due amanti che si erano perduti a New York e ora per tutta la vita racconterà di essere stato il cupido di una notte di mezz'estate. Un altro aneddoto molto carino legato all'infanzia di Abrams è quello della sua scatola magica che per tanti anni è riuscito a tenere chiusa. Sì, noi come illusionisti siamo convinti che quando si fa una bella magia, conoscere il trucco smonti un po' il piacere e la sorpresa, per cui resistere alla tentazione di scoprire quel mistero, oggi che su internet praticamente ogni risposta è a distanza di un click, è una dote da coltivare. Noi nel nostro libro cerchiamo di dare qualche suggerimento per coltivarla. E allora qualche consiglio per i lettori che vogliono stupire? Nel libro ci sono tante esperienze che riguardano noi in prima persona, perché ci auguriamo che diventi virale questa cosa. Vi racconto un'esperienza di Ferdinando. Ferdinando ha organizzato, mettendosi d'accordo con il proprietario di un ristorante, una esperienza per la propria compagna, facendole vivere l'esperienza di essere il milionesimo cliente di quel ristorante e quindi di ricevere un dono. In realtà il dono l'aveva acquistato lui e consegnato la sera prima al ristoratore, e quindi costei ha vissuto l'esperienza di essere la milionesima cliente. Tu sei mai stato vittima o protagonista di un'esperienza magica in prima persona? Io e il mio coautore Ferdinando ce le scambiamo di continuo e siamo così scaltri che ogni volta ci inganniamo a vicenda ed è un inganno molto piacevole. Cosa per chiudere suggeriresti a degli impiegati per stupire il proprio capo? Ah, il consiglio più semplice è quello: quando gli si chiede di fare un lavoro entro, che ne so, un certo periodo, promettere il doppio di quello che ci si metterà. In questo modo ci sembrerà che ci si sia messo metà tempo e questo colpisce molto i capi.